La Dispoli è diventata la città del La leone. città del leone, ormai ci hanno fatto pure i meme, siamo diventati proprio in tutto il mondo, siamo mondiali. Adesso non c'è più il Adesso leone. non c'è più il leone, siamo contenti di questo, ci dispiace insomma che speriamo che il circo continui a lavorare anche senza animali. Kimba, il leone che sabato con la sua fuga ha trasformato per poche ore fino alla cattura la Dispoli in uno spicchio di savana, lascia il circo insieme ai suoi fratelli e agli altri animali. Qui dovrebbe esserci Kimba. Così hanno deciso il sindaco e i gestori del circo. Sulla vicenda, peraltro, potrebbe esserci un'indagine della magistratura per omesso controllo. Poi si è capito perché è riuscito a scappare. Posso dire, non si può dire davanti a una telecamera il reale mio pensiero, è tutto al vaglio degli inquirenti, ma a cause indipendenti dalla nostra volontà sicuramente. Si potrà vedere ancora Kimba? Certo, ma saremo a Natale noi, in tournée. A Roma. E certo. Questa è Via Mosca, una delle strade percorse dal leone nella sua passeggiata. La facciamo anche noi. Avete avuto paura? Abbastanza, più che altro affascinati, affascinati. E per vedere questo tipo di animali si deve andare nella savana a fare il safari. Invece noi l'abbiamo vissuto sotto casa. Questa è una delle strade percorse dal leone. Ma poverino, tutta questa paura era talmente, lo posso dire? Vabbè, non ce la faceva manco a camminare, aveva tal paura, più lui che le persone. Ha fatto avanti e indietro qui diverse volte. E adesso che non c'è, chi è che fa la parte del leone nel circo? Ma che ha fatto? Qui fanno tutti come cazzo gli pare. Leone che scappa ce l'hanno messo su una vignetta che il leone commenta: è la prima volta nella mia vita che ho visto qualche cosa di diverso. Intanto lo spettacolo del circo continua anche senza animali. Sta controllando se ci sono gli animali. Certo, perché i bambini gli piace vedere gli animali. E quindi che farete? Lo vedrete lo stesso lo spettacolo oppure no? Non lo so, mo vedremo.